Benvenuti in un nuovo video, qua ci siamo venuti a spacchettare. È vero, non ci sta niente di particolare in questo weekend, però è uscita una squadra della settimana straordinaria. Stiamo nel periodo ancora delle stelle del futuro, stanno un paio di giocatori straordinari, però non è concentrato su questo video sulle stelle del futuro, ma bensì sul pacchetto Icon Prime che ho fatto e volevo aspettare questo momento per aprirla. Cioè, andiamo prima ad aprire questi bei quattro pacchetti che abbiamo e più il quinto che è l'Icon e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di sfizioso. Partiamo subito con niente. Oggi, sperando di riuscire a trovare qualche icon decisamente buona, vi ripeto che io ho fatto questa icon che richiede tantissime carte. E tutte queste carte io per fortuna ce le avevo, così ho dovuto spendere 0 per fare l'icon. E sono contentissimo. In più, stiamo avvicinando a un altro periodo di carte molto speciali, cioè a quelli là della Road to Glory, quelli là della Champions, Europa League e l'altro Conference. Ok, Lavagna. Ok, sembra Riccardo Pereira. Oltre non andiamo. C'è una squadra settimana molto bella. Questa settimana vedrete anche il video. Questa settimana, cioè in corrente, vedrete anche il video della Weekend League. Spero di riuscire a qualificarmi in tempo. Devo fare solo i playoff. E niente. No, avevo deciso di non so se aprire i pacchetti oppure no, perché c'è il periodo dei Road to Glory che dovrebbe uscire a poco. Però ho detto, non fa niente, e teniamo questi pacchetti, ce li apriamo e vediamo cosa riusciamo a trovare. Allora, per il momento, questi pacchetti erano tutti quelli tipo di riscaldamento, perché non è che mi servivano a tanto, essendo che io volevo solo l'icon. Punto. Ok, stiamo avvicinando all'ultimo, va come? Pacchetto pure. Lavagna. Francese. Dici? Ok, Hernandez. Ok, concludiamo i quattro pacchetti normali e adesso andiamo a vedere l'icon. All'icon vorrei andare a vedere le statistiche più che altro. Perché? Vi ripeto, io con l'icon non ho un bel precedente, però può essere questa volta, essendo che è Prime, potrebbe darmi qualche gioia e soddisfazione. Noi andiamo a vedere le statistiche. Roberto. Forse voi già la vedrete in diretta. Io cercherò di andarmi a leggere le statistiche e vediamo se riusciamo a sculare tutta la festa. Tutto tu, il giocatore sarà uscito sperando che sia buono. Andiamo a vedere. Ok, quasi uscito. Ok. E leggiamo un bel 84 di fisico, 92 di resistenza, buono. 90 di dribbling, però agilità e equilibrio è molto basso. 91 di passaggio. 90 di tiro, 84 velocità. Allora, tre statistiche molto belle. Il 90 di tiro, 91 di passaggio e 90 di dribbling. Però vedo che ha poca agilità e pochissimo equilibrio, tanta freddezza. Allora, o è una punta. Vediamo se riusciamo a leggere solo la nazionalità. La nazionalità è brasiliano. E già è tanto. È tanto. Però un brasiliano così, con 84 di velocità, chi potrebbe essere? Rivaldo? No, Socrates, il dottore, se non sbaglio, questo si chiama. Sì, non so come. Comunque il dottore dovrebbe essere il maestro, il dottore, una cosa così. Comunque, me lo prendo. Con 5 piedi debole, 4 mosse abilità. Devi evitare. Questa volta mi è andata abbastanza bene. Quanto costa? 200, 300.000. Mi sta bene, mi sta bene. Ma andiamo anche a mettere squadra. Finalmente riusciamo a sculare dopo tanto tempo un icon. E che dice? Vediamo al prossimo video che sarà molto probabile la Weekend League. È un pacco molto corposo di pacchetti e carte speciali.